Giovedì scorso è andato in onda a Temptation Island lo scontro infuocato tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Durante il falò di confronto la donna ha rinfacciato al suo ex compagno tutti i comportamenti inopportuni che ha avuto nel villaggio con la tentatrice Maika. Dopo un'accesissima discussione i due hanno deciso di lasciare il programma separati e sono usciti come single. Nelle anticipazioni della prossima puntata però si è visto l'uomo tornare per un nuovo falò. Dago Spia infatti ha svelato che Giuliano avrebbe chiesto un nuovo incontro con la Pascarella. Non è finita davvero qui. Perché lui è stato abbandonato sui tronchi davanti a Visciglia, ma tornerà presto chiedendo di rivedere la sua ex ragazza. Alessia riuscirà a tenere la sua posizione resistendo, oppure tornerà a casa con il compagno Zavorra? Anche Filippo Visciglia a Temptation Island ha confermato che ci saranno delle novità per questa coppia scoppiata, ma fate molta attenzione, perché il loro viaggio nei sentimenti non è finito qui e ci saranno degli sviluppi. Lino e Alessia sono tornati insieme dopo Temptation Island. Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare un rumor secondo il quale Lino adesso starebbe vedendo un'altra ragazza. Ieri però Deianira Marzano ha specificato che non sa se i due protagonisti di Temptation Island siano tornati insieme o meno, ma ha poi aggiunto quello che avrebbe fatto lui dopo la fine delle registrazioni. Se si sono lasciati davvero? Questo non lo so, ma una cosa è certa. Quando lui è uscito dal programma ha contattato quest'altra ragazza e si sono visti. Ho visto i mess, va detto che Alessia di recente pare abbia avuto un comportamento che non farebbe pensare ad una storia chiusa. Una TikToker ha mostrato una chat di Messenger avuta con Giuliano, che stando alla sua versione le avrebbe anche mandato una foto privata. Alessia, venuta a sapere di queste dichiarazioni, ha minacciato di agire per vie legali. Se davvero la Pascarella ha contattato la TikToker e ha parlato di querele, allora forse è ancora innamorata e fidanzata.